Chiudiamo con Rigoletto, una delle opere per eccellenza, l'opera che raccoglie in sé tutta la nostra italianità e i sentimenti più profondi della nostra umanità, il coraggio, la morte, l'amore e la passione, oltretutto con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che è un'orchestra a me molto cara. Cosa attira ancora oggi il pubblico a questo testo che si rifà a un celebre testo di Victor Hugo? E la domanda non può che avere la risposta nei segreti. Tutto il testo si basa su questi segreti, che a un certo punto vengono meno e quindi ci si scontra con una realtà. Guardare un Rigoletto che normalmente, ormai siamo abituati a vederlo sempre in una veste, diciamo, classica, canonica, ce lo pone sotto un altro punto di vista e diventa attualissimo proprio davanti al tema oggi, che può essere appunto il femminicidio, la violenza sulle donne. Sicuramente non è uno dei ruoli più belli in assoluto, perché è la rappresentazione della depravazione, della forma di sopruso che lui adotta sulle donne, sui suoi sudditi. Diciamo che è un ruolo un po' ingrato, però ha delle arie talmente belle che poi alla fine è molto molto apprezzato dal pubblico.